ancora sembra parlarci Guido De Ruggero col suo linguaggio sobrio, cordiale, penetrante. E una crisi d'angina l'ha portato via in piena attività a 60 anni. Ai funerali celebrati a spese dello Stato è intervenuto il presidente Einaudi con Bonomi e Gronchi e ministri e rappresentanti insigni della nostra cultura. I muri di Roma salutano quella democrazia per cui De Ruggero subì negli anni fascisti carcere, confino, divieto di ristampa della sua giovanile ma subito autorevole storia del liberalismo europeo. Fu ministro dell'istruzione e membro della Consulta per l'Italia liberata, ma il suo nome rimane legato ai 15 volumi della storia della filosofia, che lucidamente espongono le vicende del pensiero umano dalla Grecia a oggi. Un'opera che onora l'Italia in tutto il mondo.